Ecco qui. Un saluto a tutti gli amici sportivi Super Santos Arezzo TV. Siamo qui a parlare del campionato dell'Arezzo dopo una domenica che è stata molto deludente. Ci aspettavamo una svolta al campionato dopo la bella vittoria nel campo della prima in classifica. Invece è successo l'esatto contrario e sinceramente non ce l'aspettavamo, nessuno di noi. Allora, sigla e poi andiamo a presentare tutti gli ospiti. Pronto a cross, lo spezza, Neri, la dove è stata, ed è gol! Allora, andiamo subito a presentare i nostri ospiti, partendo qui accanto a me, da Antonio Bruno, che rappresenta Sport a chilometro zero. Ciao Bruno, ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, in questo momento non ti sentiamo, ecco, ora ti sentiamo perfettamente. Poi abbiamo Giorgio Ciofini, ciao Giorgio, benvenuto anche Ciao a te. Massimo, Ciao. mi senti? Sì, io ti sento perfettamente. Poi Francesco Chericoni, che conosciamo Anch'io. ovviamente come Araldo della giostra del Saracino, è grandissimo tifoso dell'Arezzo. È un piacere averlo qui con noi, come d'altronde tutti gli ospiti che ho presentato. Buonasera a Dovrebbe tutti, essere con grazie noi Massimo, anche positivo. tra poco Luca Trombini, che è l'estremo difensore dell'Arezzo, così ci ha confermato la sala stampa della Società Sportiva Arezzo. Ancora non è collegato, appena arriverà lo metteremo in diretta. Allora, direi subito di andare immediatamente con il commento di questa giornata. Avevamo tutti la speranza che potesse essere la giornata della svolta dopo la bella vittoria sul campo della Pianese, e invece è arrivata la sconfitta che nessuno si aspettava. Allora, Antonio, che cosa è successo? Perché qui veramente l'Arezzo quest'anno è un rompicapo. È vero, però io, mi piace partire dall'intervista che ha rilasciato Andrea Settembrini quando lui ha sottolineato il fatto che le partite si possono vincere anche a zero, anche 1-0. Questo Arezzo è sicuramente bello da vedere, però ha grandissime difficoltà ad andare a segno e probabilmente in certi momenti della partita è giusto farli rifiatare. E quindi nel secondo tempo, nell'intervallo, probabilmente era più giusto, come dire, tirare un pochino indietro la squadra e far uscire gli avversari, magari andarli a prendere in contropiede. Poi ci può stare tutto, ci possono stare gli errori, sia in fase realizzativa che in fase, come dire, difensiva, come è successo. Però magari non è proprio per vincere un campionato, bisogna attaccare tutte le partite 90 minuti. Sì, esatto. Diciamo che è un messaggio anche poco subliminale da parte di Settembrini, un po', insomma, un pensiero ad alta voce perché qualcuno ascolti. Francesco, in effetti noi ci aspettavamo una partita totalmente differente, un primo tempo anche interessante da parte dell'Arezzo, no? Con un gol, due occasioni veramente clamorose, una parata dell'estremo difensore del Tau, poi a un certo punto si è spenta la luce in maniera proprio inspiegabile. Secondo me, mi sentite innanzitutto che non ho fatto la prova prima. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Sentite, Sì, ma sentiamo. quello che hai detto te, secondo me, riguarda anche i giocatori. Cioè, quando dici ci aspettavamo una partita diversa, secondo me se l'aspettavano anche loro, nel senso che io credo che sia la classica situazione dove pronti via, inizi bene, vai in vantaggio, c'è l'entusiasmo di aver vinto lo scontro diretto alla partita precedente, calata un po' la tensione, e poi il pareggio ha messo la classica agitazione che poi che rende tutto confusionario e poi il gol in contropiede. Cioè, è una tipica sconfitta della squadra più forte che pensa di aver vinto dopo 10 minuti e poi perde. Quindi le aspettative forse erano proprio già nella testa dei giocatori. Secondo me è stato un approccio mentale sbagliato, diciamo a metà partita. Non quello iniziale, perché appunto cosa si poteva pretendere di più? Pronti via, gol, entusiasmo, convinzione, una forma di maturità. Probabilmente anche la squadra che è giovane, sono ragazzi giovani, non sanno tenere la concentrazione alta. Ce ne possono essere tante di cose.
Ma insomma, Giorgio, sentendo appunto le parole di Francesco, che sono condivisibili, per carità, perché stiamo a commentare una sconfitta contro una squadra che è tuttora, insomma, in zona retrocessione, che per il momento è riuscita a fare un balzo in avanti. Però, insomma, se questa squadra manca di personalità, insomma, è dura andare a vincere questo campionato, si è messa mica tanto bene, Giorgio. Massimo, cioè questa è stata di gran lunga la sconfitta più dolorosa di Assoluto. questo campionato, e sono già tre sconfitte, è assurda anche sotto certi aspetti, ma sono già tre sconfitte, dicevo, e sono già troppe per una squadra che vuole vincere il campionato. Io ho letto una bella intervista di Giovannini, pubblicata, l'ho letta su Amaranto Magazine, e credo che Giovannini abbia detto delle cose sacrosante, giustissime, perché in effetti questa sconfitta cambia anche diciamo, la nostra percezione del campionato e della squadra. È una sconfitta tanto in attesa quanto dura. Cioè, noi avevamo sempre detto che, insomma, l'Arezzo faticava a sbloccare le partite, che poi, insomma, e poi sarebbe stato facile, no? Invece, ieri abbiamo anche sbloccato la partita dopo 2 minuti, quindi doveva essere in discesa, e io credo che ce la siamo complicati da soli, e questo fa male. In pratica, Infatti. ieri si è vista una grossa novità, oltre a quello che diciamo sempre, no? Cioè, abbiamo fatto anche una malattia, il mal del gol, no? E anche ieri, cioè, ovviamente, il primo tempo doveva finire 3-0 almeno, Eh sì, e era chiuso tranquillamente, insomma, tutto. no. Purtroppo, Ma se non la butti dentro, purtroppo succede purtroppo, questo. Francesco, ma secondo te, ecco, purtroppo queste parole di anche ieri. Settembrini, ecco, volevo sentire un attimo Francesco, queste parole di Settembrini, no? Cioè questo discorso, le partite si vincono anche 1-0, ecco, possono far pensare che magari dentro lo spogliatoio le cose non vadano in maniera, per così dire, idilliaca? Non so, stiamo qui a pensare cosa possa essere successo, no? Una spiegazione comunque deve esserci. No, allora io per quanto riguarda lo spogliatoio, nessuno di noi è dentro lo spogliatoio, quindi qualunque No, chiaramente. commento è soltanto una supposizione. Dovendo fare una supposizione, l'ultimo dei miei pensieri va verso un problema dello spogliatoio, perché una squadra che è comunque seconda in classifica a pochi punti, non, cioè, non siamo in una situazione nella quale si crea il malumore. Di solito queste situazioni si creano quando la squadra è lontana dagli obiettivi, quando ormai li ha perduti, oppure magari in zona di retrocessione. Ma una squadra come l'Arezzo, cioè questi ragazzi, secondo me, sono soltanto, cioè una squadra giovane. Stiamo un po', mi pare, dicendo tutti la stessa cosa. No, la partita in banca, poteva finire 3-0 il primo tempo, una squadra che non era un avversario non trascendentale. È una sconfitta che fa veramente male. Questa è una cosa che condivido con tutti, proprio per tutto quello che stiamo dicendo. Ma lo spogliatoio, loro devono trovare se stessi come spogliatoio, proprio perché hanno un obiettivo completamente alla portata. Cioè, non stiamo qui a fare il funerale dell'Arezzo, eh? Cioè, voglio dire, sì, va bene, ci siamo, dai, tanto siamo ad Arezzo, possiamo dire, no, che ci siamo mangiati il cacio vinto con la Pianese, però. Allora troviamo il bicchiere mezzo pieno. Se avessimo perso la Pianese, allora buonanotte, no? Sono in inciampi che ci possono stare, però comincia a essere già il terzo. Quindi bisogna che un attimino l'allenatore lavori sulla testa di questi ragazzi, secondo me, fondamentalmente, perché non puoi, oggettivamente, detta tra noi tifosi, queste partite non le puoi perdere. Non le devi No, no, perdere, e non ci sono assolutamente. giustificazioni. Ed è soltanto una questione, vuoi la sfortuna? Sì, va bene, il Padova. Comunque il gol dell'1-1 è evidente calo di concentrazione, no? Quindi non è un gol sfortunato, un rimpallo o un tiro da 40 metri. Quindi più che una questione di spogliatoio, secondo me si deve lavorare sulla testa e su quella non maturità che deve essere ancora acquisita. Allora, il problema, Antonio Bruno, può essere così identificato nel modulo, oppure
C'è qualche cos'altro, cioè nel senso che anche questo modulo, no, convince poco questi esterni. Ora è un po' la mania di mettere gli esterni rovesciati, no? Cioè questo fatto che non si mette dentro un cross al verso. Io dall'inizio del campionato veramente di cross belli messi dentro, cioè, si dà la colpa alle punte, però quante pallone arrivano giocabili in area di rigore? Quante occasioni che riusciamo a creare? A me sembra poche, insomma, non è. Massimo, in piani sostanzialmente è questo qui. Io mi ricordo forse 25 anni fa, quando era la Rondinella che ha stravinto un grande campionato con dietro la San Giovannese di Pierino Braglia. Insomma, allora erano due tecnici già 25 anni fa che in Serie D giocavano con la difesa a 3 e molto alta. Però probabilmente a quest'Arezzo gli manca Martielli, che il mister l'anno scorso l'aveva abbandonato. E allora è lui, come dire, è lì che si dovrebbe rivedere qualcosa nella fase avanzata. Io, guarda, un paio di mesi fa, quando hanno presentato Diallo, mi sono andato a vedere dei video di questo attaccante quando giocava in Serie C, e questo qui quando partiva puntava la porta. Adesso magari, per quelli che sono gli schemi di Paolo Indiani, lui cerca magari l'appoggio vicino anziché andare alla porta. Quindi è lì che si dovrebbe, come dire, cambiare qualcosa, perché poi sostanzialmente, se l'andiamo a rivedere 1-1, questa è una squadra fortissima, dove sull'1 contro 1 non perdono un duello, oppure proprio in percentuale molto, ba molto basse. E quindi sicuramente ci possono essere tante soluzioni per puntare a vincere queste partite e soprattutto puntare a vincere questo campionato. Allora, siamo tutti d'accordo che comunque l'Arezzo, io la penso così, è la squadra, l'organico più forte del campionato. Insomma, è stata messa a disposizione di Indiani una squadra che dovrebbe essere una macchina da guerra. Su questo siamo Guarda, perfettamente d'accordo, io Giorgio, no? Cioè, non dovrebbe mancare niente sulla assolutamente, non carta. ci rimane. Co Se come posso ha aggiungere detto una cosa. giustamente Giovannini nell'intervista, questa squadra non, cioè non si può buttare via niente di quello di buono che ha questa squadra, che ha tanto di buono. Io ho sempre detto che finalmente abbiamo fatto una squadra figlia di un progetto. Solo che quando cambi 22 giocatori e fai il progetto, su 22 un paio li puoi sbagliare, anzi, averne sbagliati due o tre soli mi sembra pochissimo. Purtroppo, a mio avviso, non hai indovinato i due centravanti. Forse io questo l'ho detto anche in tempi non sospetti, invece di prendere due giovani, forse un vecchio Volpone che fa tutti i gol tutti gli anni va in seconda cifra, ci stava bene, ci stava meglio, diciamo così. Però giustamente Giovannini guarda anche al futuro, guarda anche al domani, non solo all'oggi. E indubbiamente questo è stato il problema di una squadra concepita così, con due esterni alti, con due coppie di esterni alti, ora parlo dell'attacco, no? A destra e a sinistra, e due centravanti. Il piede, ovviamente, come avete detto, sottolineato, di piede inverso rispetto alla fascia che per andare a concludere, non per andare al cross. Al cross, Sì, in questa l'intenzione è prospettiva questa. tattica, ci dovrebbero andare gli esterni bassi che si inseriscono. Però in questo momento, per esempio, Pericolini non è, ha perso la brillantezza che aveva all'inizio e non ce la fa. Di là Zona, devo dire al contrario, che sta giocando bene, anche ieri per me è stato tra i migliori, però Poggesi, per esempio, ci manca e è un giocatore come i due centravanti che finora ha reso molto meno di quello che si pensava. Ci sono Allora, anche queste cose, insomma, su 20. no, infatti. Allora, Ora quindi il mercato che sta per arrivare e Giovannini l'ha dichiarato, servirà all'Arezzo, ne faranno tesoro, però ora concentriamoci su queste ultime due partite del giorno di andata perché è importantissimo non perdere almeno ulteriore terreno dalla capolista e semmai possibilmente avvicinarla.
Va bene, allora noi ci fermiamo giusto un attimo, restate con noi, non so se, se Francesco può rimanere con noi perché so che ha degli appuntamenti, se poi... Ancora sì, ancora posso, sì. Perfetto, allora ci fa piacere, ovviamente ci fermiamo un secondo, restate con noi, Super Santos Arezzo TV. Le nostre città, le nostre case, le nostre aziende, le abbiamo sempre protette, ma ora è il momento di farlo ancora di più. Ogni giorno siamo al lavoro per garantirvi la massima sicurezza per ogni momento della vostra vita. Perché oggi libertà significa sicurezza. IM Allarmi, la sicurezza per le cose che ami. Eccoci ancora con Super Santos, la seconda parte. Io più che altro siamo qui a chiederci quale sia il vero Arezzo, se quello delle prime 6 giornate, 6 vittorie consecutive, una squadra che forse, cioè, magari non straripava, però insomma, arrivava a vincere e soprattutto a prendere pochi gol. Adesso non riusciamo a dare continuità alle vittorie, perché 2 vittorie di fila nelle ultime 7 partite non sono mai arrivate, e soprattutto prendiamo sistematicamente gol e anche in maniera abbastanza incredibile, Giorgio. E ci sono questi gol che proprio non ti aspetti, con la difesa imbambolata. Sembra sempre il solito cliché, no? La difesa che viene trovata anche relativamente scoperta, perché specialmente il secondo gol, il difensore lì centrale doveva anticipare l'avversario. Insomma, non... sembra di vedere veramente Sì, un'altra sì, squadra, sì. giusto? Proprio così, Massimo. Ci sono due cose a questo proposito. Io condivido le tue osservazioni, ma ci sono due cose secondo me da sottolineare. Primo, che l'Arezzo ovviamente è partito alla grande anche perché ha sorpreso in qualche modo il resto della concorrenza che non lo conosceva, non sapevano gli altri come giocavamo. Poi ci hanno studiato e mano a mano hanno preso le contromisure. Da questo punto di vista, forse l'Arezzo ha anche perso cognizione della realtà, no? Infatti, anche oggi Giovannina ha parlato di realismo, bisogna essere realisti. E pensava magari di fare una mezza passeggiata. Invece la dura realtà di questo campionato ci ha richiamato bruscamente all'ordine. L'ha fatto già 3 volte. Come ripeto, già sono troppe per una squadra che vuole vincere il campionato. Però io resto fiducioso perché sono convinto che questa Anch'io, squadra Giorgio. abbia i valori molto importanti e che sono d'accordo con Indiani quando dice che nessuno ci ha messo sotto, insomma, a parte poi diciamo quello che è successo a Stiamare, che non è tanto dalla forza dell'avversario dipeso quanto dalla nostra in quella partita in particolare, dalla nostra mancanza proprio di mentalità. Insomma, siamo scesi in campo molto, diciamo, così, fuori forma e fuori di testa anche. Questo va evitato, insomma, bisogna essere umili, cioè affrontare questi avversari che sembrano squadrette, ma che vengono con noi a giocarsi la partita della vita, con altrettanta umiltà, con altrettanta corsa, senza presunzione. Calandoci nella realtà di questo campionato, che è un campionato, noi purtroppo Massimo lo sappiamo per esperienza, difficilissimo, visto che l'abbiamo vinto una volta Terribile. sola e grazie al caso Guidotti. Sì, appunto, Purtroppo. quindi Quindi ci non l'hai ricorda mai visto, qualcosa, non l'hai mai visto. Francesco, quell'annata che insomma, adesso riuscì ad andare sopra, insomma, a vincere il campionato, però in tutta onestà, insomma, se non Non fossero l'hai arrivati quei visto. punti di penalizzazione, probabilmente saremmo, anche per Serse Cosmi, grandissimo tecnico. Però probabilmente non so come sarebbe andata a finire quella stagione se fosse arrivato l'Arezzo secondo in classifica. Quindi anche Cosmi deve molto all'Arezzo e a quella stagione, Francesco.
Ma infatti non hai vinto nemmeno quello, dovrei dire, Giorgio, vabbè, lo stiamo No, ma dicendo. infatti. Non è, noi siamo anche una squadra di una città importante, no? E quindi non siamo comunque abituati a giocare in questi campionati. Cioè, ma parliamoci chiaramente, ma oggi stiamo a discutere di che cosa? Di una posizione in classifica che vorremmo solo migliore, perché sapevamo della nostra forza e abbiamo quella sorta di piccola presunzione di dire questo campionato va vinto a gennaio. Ci siamo svegliati, ci siamo accorti che, nonostante, come ha detto bene Massimo, la rosa è ampiamente superiore rispetto alle altre, e abbiamo sbattuto contro la dura realtà di un campionato che è difficile per antonomasia. Abbiamo dimostrato sul campo di essere più forti di quella che è davanti a noi. Assolutamente. Quindi, se siamo forti, più forti di quella che è davanti a noi sul campo, almeno questo è apparso, no? Ma siamo indietro, vuol dire che è difficilissimo affrontare qualsiasi squadra in questo campionato, perché ogni partita è difficile e ci vuole quel qualcosa in più che non è soltanto la rosa migliore. Secondo me, il paragone con quel campionato dell'Arezzo è abbastanza evidente. C'era un Sansepolcro che, se non gli toglievano tutti quei punti, aveva ucciso il campionato. Quindi dobbiamo essere fiduciosi, come avete detto voi, perché la squadra c'è, è sulla carta la più forte. Ancora siamo in tempo per rimediare degli errori. Vabbè, dico, vediamo che non ce ne siano degli altri così grossolani, perché finché perdi una partita difficile, cioè alla fine si può dire meglio perdere una partita a Livorno, ma vincere poi le tre che devi vincere, insomma. Ovviamente. Allora, io sono fiducioso anche perché, tolta la sciagurata, perché di questo si parla, sciagurata partita contro l'Ostia Mare, poi nessuno ci ha messo sotto, in effetti. Abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni, ci sono questi blackout inspiegabili. E poi anche perché, come diceva giustamente Francesco, contro le squadre, diciamo così, che erano maggiormente titolate, abbiamo fatto delle buone, ottime, anche grandi partite. Non dimentichiamoci che contro il Livorno, se non arriva quell'espulsione, la partita la vinciamo a occhi chiusi, senza nessun problema. Ora diventa. Allora, poi c'è un altro motivo, non so cosa ne pensate voi, che mi induce a essere ottimista. Intanto perché la Pianese sta facendo dei numeri pazzeschi, ma non può continuare così. Cioè, ha un tabellino di marcia che è assolutamente incredibile. Cioè, io Se credo che posso prima o aggiungere poi una dovrà cosa, tirare il Massimo. fiato. Quindi stiamo lì, stiamo a ridosso. E la partita di sabato, che si giocherà sabato a Città di Castello contro il Trestina, è fondamentale. Quindi ci hanno messo a disposizione 600 biglietti, andiamoci tutti, anche più di 600, magari qualcuno si piazza anche fuori a urlare, non senza entrare dentro lo stadio, però quella partita noi la dobbiamo vincere in tutti i modi e cominciamo a non preoccuparci di quello che succede negli altri campi. L'Arezzo Io la gioca penso sempre così. in casa, cioè ricordiamoci che Sì. l'Arezzo gioca sempre in casa. Bravo, bravo Massimo. Francesco. Sì, vai Giorgio. Sì, Massimo, però più dei 600, 700, io mi auguro 1000, no, lo so, che vanno a Trestina, contano gli 11, anzi 15, 16 che vanno in campo. E da questo punto di vista, francamente, occorre cambiare mentalità perché in effetti dobbiamo affrontare delle squadre che quando giocano con l'Arezzo, e questa è la difficoltà in più di quello che condivido completamente quello che diceva Francesco, che questo è un girone molto difficile, ma chi gioca con noi fa la partita della vita, sempre, in casa e al comunale. È una difficoltà in più questa. Massimo, tu sei un cuore viola, ma ti ricordi la Fiorentina quando andò in C2 e dovette fare una squadra di Serie Sì, B per cercare ricordo di io. vincere il campionato? E questo è un fattore importantissimo, cioè loro non aspettano, tutti i nostri avversari non aspettano che l'Arezzo, e in quella partita danno qualcosa, molto di più, perché per loro, io dico, quelli del Tau, diceva ieri Calderini, ex Amaranto, ora la racconteranno per tanto tempo questa impresa, se la ricorderanno per tanti anni, come noi quella volta che siamo andati a Torino in Coppa Italia e abbiamo pareggiato con la Juve o abbiamo pareggiato con il Milan in casa. È questa la differenza Abbiamo che anche a vinto a noi Torino contro il ci Torino, costringe a 2-1.
Esatto, esatto. Non basta essere forti, più forti come lo siamo e abbiamo detto tutti, bisogna essere molto più forti. Per questo al mercato, secondo me, Giovannini deve intervenire, e deve intervenire prendendo giovani come vuoi, ma anche un giocatore in grado di fare la differenza, almeno uno là davanti. Allora, Giorgio ha menzionato questa annata della Fiorentina quando venne retrocessa in C2 per il fallimento, insomma, che partì in maniera disastrosa, ma poi alla fine nel girone di ritorno fece dei numeri spaventosi, aveva una squadra che insomma con la C2 non c'entrava, non ci incastrava assolutamente niente. Questa testimonianza del fatto che quando hai le squadre forti, organici forti, e hai il supporto di tifosi al seguito, perché la Fiorentina giocava in casa come noi giochiamo in casa praticamente sempre, alla fine deve venire per forza fuori la squadra più forte. Però voglio chiedere a voi se vi ricordate l'ultimo campionato che abbiamo vinto, quello con Somma. Noi facevamo un po' come la Pianese, insomma, buttavamo dentro una palla, si vinceva 1-0, 2-1, ma insomma non c'erano mai goleate. Cioè, quelle che c'erano erano delle eccezioni, però quello dice Settembrini, insomma, facciamo un gol, mettiamoci anche un pochino sulla difensiva, no? Non è vergogna, ma non che uno debba tirare il pallone in tribuna, ma non si possono vedere quei gol lì in contropiede quando stai vincendo 1-0. E quindi, ma guarda, notoriamente le vittorie si costruiscono Antonio in difesa, l'ha già detto questo, io sono d'accordo con lui. Antonio, non so, cioè ieri lo commentavamo insieme questa cosa, o sbaglio? Certo. Sono d'accordo. Io aggiungerei una Io non cosa. Si può parlare tra... Arezzo c'ha Foglia, e praticamente per quello che è lo schema di Indiani, nelle ultime partite è mancato l'inserimento dei centrocampisti ad affiancare il centravanti. Con Foglia questo si potrebbe ripetere, non a caso... Proprio nella sua gara di soldi in Coppa è andata anche a segno, che ha messo a segno il gol del pareggio. Poi Indiani è uno che rivede le partite, le sa analizzare, perché se andiamo a rivedere insieme i primi 10 minuti, quando ha spostato, ha cambiato di ruolo il centravanti Gucci con Pattarello, dove Pattarello era abbastanza veloce, ha intuito che i due centrali magari dei nostri avversari erano un po' lenti, quindi Gucci, che aveva comunque un tocco morbido di palla, tocchi brevi, come dire, passaggi che smarcava e mandava in profondità gli esterni. Quindi questa qua è una squadra che secondo me è completa in tutti i reparti, solo che giustamente, come abbiamo sottolineato in più occasioni, come ha sottolineato lo stesso capitano, a volte le partite anche con quelle meno forti che si vincono 1-0 va ugualmente bene. Allora, stava per intervenire Francesco proprio su questa riflessione del campionato vinto con Somma, no? Cioè questi gol che poi difendevamo con le unghie e con i denti, poi però alla fine, insomma, perché abbiamo preso la testa della classifica la prima giornata, l'abbiamo lasciata mai, e quindi anch'io credo, i numeri lo dicono, le squadre che vincono il campionato sono quelle che prendono meno gol di tutti, insomma, hanno la difesa migliore, su questo non ci piove. Francesco, vero? Sì, sì, scusa se mi sono inserito, mi è venuto istintivamente a voce alta che parlava. Va benissimo. Sì, appunto, hai ribadito quello che stavo iniziando a dire, nel senso che non è solo un punto di vista, sono proprio i numeri che parlano chiaro. Chiunque segue il calcio sa che i campionati dagli setti in avanti li vincono le squadre che prendono meno gol. Quindi non è una vergogna assolutamente vincere una partita 1-0. Poi è anche vero, attenzione, che per lo stesso principio per il quale abbiamo perso questa partita è perché certe partite invece vanno anche chiuse con intelligenza, con calma. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, perché attenzione, se tu cerchi di tenere sempre le partite sull'1-0, poi il gol casuale, fortuito, soprattutto da squadre che non hanno nulla da perdere, perché come abbiamo detto prima vengono qua ad Arezzo con il coltello tra i denti a fare la partita della vita, ma soprattutto perché anche se non la fanno, alle brutte dicono abbiamo perso ad Arezzo, ci sta. Quindi ovviamente sappiamo che abbiamo sempre delle squadre che ti colpiscono in ogni momento, quindi diciamo che è un po' una sorta di equilibrio
importante da tenere. Primo, comunque non vanno presi gol se vuoi vincere un campionato, li devi fare e chiudere le partite alla tua portata, perché 1-0 o 2-1 devi vincere lo scontro diretto, la partita è difficile. Quando ci sarà l'acquisizione di questa forza mentale, devi andare a Città di Castello e vincere 3-0, punto. Non stare lì a soffrire all'ultimo secondo, perché tanto il calcio, sappiamo tutti come è fatto, la palla è tonda e le porte sono quadrate, quindi a subire il gol beffa non basta analizzare soltanto la Serie B, no? Visto che siamo allora, tutti amanti del calcio. Vai Giorgio, dimmi. No, volevo dire una cosa, perché se parliamo, non vorrei parlare dei massimi sistemi, no? Tornare al fatto della difesa forte, l'attacco, ci deve essere un equilibrio, cioè devi essere forte in difesa, se vuoi vincere il campionato devi fare i gol. Ma questo, il problema dell'Arezzo è quello di non fare gol, non è quello di prendere. Ora, ieri è stato un caso un po' particolare, ma e ultimamente è vero, subiamo un po' troppi gol, però l'Arezzo le deve vincere le partite, perché con il calcio da tre punti è importante vincerle. Invece ne abbiamo anche pareggiata qualcuna proprio per la nostra sterilità offensiva. Questo io credo, fuori abbiamo Risaliti che è un giocatore importante per la nostra difesa, e poi credo che ieri effettivamente abbiamo commesso due topiche. La seconda direi è stata anche sfortunata, perché lì un rimpallo, però diciamo così, abbiamo commesso delle topiche in difesa che solitamente non facciamo. Io credo che il problema dell'Arezzo ora più che la difesa sia l'attacco. La difesa, quando recupera, credo che poi insomma si difende anche con i centrocampisti con le stesse punte, ma con Risaliti era la migliore difesa del torneo, e anche ieri io credo che sia stato un fatto abbastanza episodico. Il nostro problema è che non riusciamo a fare gol, teniamo palla 70 minuti su 90 quasi sempre, e produciamo negli ultimi tempi, dalla settima partita in qua, la miseria di uno o due gol, quando va bene, se non addirittura non riusciamo a segnare. Quindi concentriamoci sull'Arezzo, il nostro problema è lì. E lì io non credo che di dietro abbiano dei problemi, avremo dei problemi. E del resto, da quando ci sono i tre punti, cioè bisogna vincere le partite. Se vogliamo vincere i campionati, già un pareggio. Indubbiamente, un pareggio non muove più la classifica. Sì. L'anno scorso, guarda Indiani come l'ha vinto il campionato, i gol li ha presi Indiani, però ne ha fatti così tanti che vinceva quasi sempre, ne ha presi 4 l'anno scorso a Monterotondo. Il problema secondo me è che questa squadra non segna, e bisogna farla segnare, soprattutto per una squadra come quella di Indiani, che porta la linea difensori a centrocampo e attacca quasi sempre. Quindi il nostro problema è che non facciamo gol. Francesco. Sì, Massimo. Sì, vai. Stavo intervenendo per due cose. La prima stavo semplicemente confrontandomi con Giorgio, nel senso che i gol di ieri però non li devi prendere. Va bene tutto, ma quelli non perché sono due gol che non c'entrano nulla con la casualità, ma è proprio, cioè, sia il primo che il secondo, ma per me è proprio anche proprio il primo che è agghiacciante, perché tu sei in casa, vinci 1-0, domini. Cioè, non puoi prendere quel gol in quella maniera. Il secondo è già più fisiologico, perché poi ti fai prendere dall'inesperienza, dalla foga, stai a cercare di vincere, l'abbiamo già detto prima. E quindi stavo dicendo soltanto questo. L'unica cosa, mi dovete scusare, come ti ho detto Massimo, io ho un appuntamento alle 6, devo lasciarvi. Noi chiudiamo qui la trasmissione, perché è arrivato un momento. Ma su questo quindi... sono perfettamente d'accordo con Francesco, tu. Su questo siamo perfettamente d'accordo, che abbiamo preso due gol entrambi assurdi. Allucinanti. La parola giusta è allucinanti. Allora, grazie ai nostri ospiti. Io devo chiudere la trasmissione. Antonio Bruno, Sport a chilometro zero. Grazie Antonio. Grazie a Giorgio Ciofini, che è sempre un piacere è un grande appassionato oramai. Grazie a te, Max. Sono anni, io ce l'ho trovato Giorgio nella sala stampa, quindi e poi è anche un caro amico, e poi grazie a Francesco. Avrei voluto che fosse il contrario, Massi.
Sì, va bene. Allora, chiudiamo la trasmissione. Grazie, grazie. Alla prossima settimana, Super Santos e forza Arezzo, mi raccomando. Ciao, sì. Grazie, arrivederci, ciao. Pronto a cross, lo spezza, Neri, la rovesciata, e